Irene Frederick e sono la persona responsabile del corso online di lingua inglese. Chi di voi ha già fatto la triennale di scienze motorie conoscerà già un pochino lo stile di questi corsi. Adesso vi spiego brevemente, anche se dicono tutti così, ma spero brevemente com'è questo corso. Per l'accesso al corso, prima di tutto, bisogna essere sicuri di andare in ELLI CLA. Allora, CLA sta per Centro Linguistico di Ateneo, ok? E il corso si trova su questo portale, non ELLI Medicina, ma ELLI CLA, ok? Quindi entrate su ELLI CLA e poi attenzione che non c'è scritto 2017, perché spesso si va nelle pagine vecchie invece di quelle nuove, quelli aggiornati, quindi accertatevi che è 2019. Allora, guida al corso. Questo qua che vi leggerò purtroppo è anche sulla pagina del sito. Allora, il corso propone una serie di temi pertinenti al corso di laurea e vengono proposte sotto forma di quiz interattivi e tracciabili. Ogni unità ha un tema e del materiale video e scritto. Particolare enfasi viene posta sull'acquisizione della comprensione e vocaboli e terminologia. Si rivedono anche alcune strutture sintattiche, cioè strutture grammaticali. Le unità si fanno nell'ordine in cui sono presentate. Ci sono sette unità. Vanno fatti uno dopo l'altro in ordine. L'accesso alle parti è vincolato al superamento delle parti precedenti, quindi bisogna superare quello prima per andare avanti. Allora, i temi sono weight control, childhood obesity, sports injuries, disability in sport, rehabilitation, due unità, biomechanics. Allora, ogni unità all'interno ha una lettura che è da stampare, per cui ce l'avete così su carta. Reading and vocabulary. Allora, reading viene preso da questo PDF che avete stampato e ci sono degli esercizi di vocaboli e le attività sono sotto forma di quiz sulla comprensione della lettura e il lessico. Poi c'è una parte language focus con appunti linguistici e relativi esercizi. Listening challenge è la parte di ascolto e vedrete dei video e sui video ci saranno delle domande. Alla fine c'è il test, alla fine di ogni unità. È una verifica con esercizi di completamento delle trascrizioni del video, quindi mancheranno delle parole, voi sentirete il dialogo e inserite le parole. Comprensione, cioè multiple choice di contenuto, termini, esercizi di termini e vocaboli. Allora, appunti. Le letture. Si consiglia di stampare il file, leggere, annotare i vocaboli in grassetto e rispondere alle domande di comprensione per iscritto oppure di sottolineare le risposte nel testo. I vocaboli da notare in particolare sono in grassetto. Allora, i vocaboli. Non sempre c'è un glossario, per cui troverete molto utile andare, ovviamente lo fate già sicuro, sui siti tipo Word Reference, che vi danno tante informazioni sulle parole, e per i collocations, che sono le parole che vanno insieme tipicamente, c'è il sito che si chiama OSDIC, ok? Quindi questi possono essere utili nella comprensione dei vocaboli. I quiz contengono l'input dell'unità, consistono in attività di scelta multipla, abbinamento o completamento. Non devono essere considerate verifiche, ma feedback su quello che si ha imparato. Il risultato sarà in trentesimi, c'è comunque un risultato, però non è che conta tanto, però è importante sapere uno quanto ha preso. Sarà in trentesimi o in un percentuale? Il superamento 21 su 30, che corrisponde al 70%, non c'è un limite di tempo. Il test invece, quello alla fine,
ha un tempo limite di 30 minuti e non viene data la risposta corretta. Quindi, insomma, mentre nel quiz hai la risposta giusta, quindi potete ragionarci sopra, nel test no. I test si possono ripetere fino a 3 volte. Allora, i video sono autentici a velocità normale. Gli accenti sono americani e britannici. Le fonti sono lezioni universitarie o TED Talks o altro, per esempio la BBC. Bisogna mettere in conto che si potrà avere difficoltà inizialmente. Non so se molti di voi forse lo sapete bene l'inglese, avete fatto forse dei periodi all'estero, Erasmus, eccetera. Comunque, non tutti avranno... allora, molti faranno fatica, ma non scoraggiatevi. Le attività richieste sono fattibili. I discorsi più lunghi per aiutarvi sono stati tagliati in spezzoni più corti, quindi una lezione di un'ora viene divisa in 4 parti, per esempio, per renderli meno challenging, difficile. Allora, word of warning, è ovvio che su YouTube troverete quasi tutto questi video e troverete anche la trascrizione in italiano. Questo può essere un valido aiuto, ma solo in certi casi è un valido aiuto. Avrete capito già che certi video vengono tradotti, la trascrizione è automatico, eh? E in questi casi non va bene perché non si capisce niente di quello che vuol dire chi parla. Invece, certi siti tipo TED Talks, lezioni universitarie, è stato trascritto da una persona, quindi qui si può fidare. Alla fine di ci sono 7 unità, alla fine di 7 unità. Vi facciamo fare un mock test, che è un test tipo quello dell'esame. Allora, tipo quello della prova di idoneità. La prova di idoneità è svolto in laboratorio, come si è fatto la triennale, in presenza della commissione. Per superare bisogna avere 18%, okay? Scusa, 18 su 30, ok? Non 21 in questo caso. Allora, l'attestato di partecipazione potete stamparlo alla fine quando avete superato il mock test, vuol dire che siete pronti, ok? Sarà necessario portare questo attestato in sede d'esame, ok? E poi alla fine c'è un sondaggio, la vostra opinione è importante, ovviamente vogliamo sempre migliorare. Ci saranno tanti difetti, non lo nego. Se voi ce lo segnalate, ci aiutate molto per migliorare il corso, perché chi viene dopo di voi, ok? E anche voi sarete facilitati nel superare difficoltà che magari non sono dovute alla vostra preparazione. Esatto. Allora, l'esame, ho parlato adesso con la professoressa Gobbi, l'esame penso che potrete già farlo in febbraio, quindi potete già cominciare, è già accessibile il corso, quindi vi potete preparare per febbraio, cioè ci sarà probabilmente ci sarà anche in gennaio un appello, però non so se sarà possibile per voi farlo in gennaio. Comunque in gennaio e febbraio ci saranno 2 appelli, credo. In giugno-luglio altri 2 appelli e poi in settembre un appello. Ok? Allora, i certificati, chi di voi ha un certificato scusa, First Certificate oppure B2, qualunque certificato riconosciuto a livello europeo, FCE, IELTS, TOEFL. A livello B2 viene accettato e vi risparmiate il corso online, anche se, dico io, è molto utile comunque per il lessico della vostra materia, okay? Vi servirà sicuramente negli studi o anche nel lavoro più avanti, se doveste andare all'estero o lavorare in un ambiente internazionale.
Allora, non tutti piace lavorare al computer, lo so. Se vi trovate in difficoltà, se veramente per voi è troppo difficile, per favore non state lì a deprimervi. Eh? Io ci sono disponibile fino a metà novembre e dopo no, però potete scrivere a me fino a metà novembre, dopodiché dovrete rivolgervi al centro linguistico. Voi scrivete al centro linguistico, ci sarà l'email o lo troverete, e ci sono dei colleghi molto, molto efficienti che potranno aiutarvi, potrebbero seguirvi se avete difficoltà. Per problemi tecnici c'è Eli supporto, ok? Alla fine di ogni pagina in fondo c'è sempre la possibilità di contattarli, e sono molto veloci, bravi, eccetera. Altre cose? Ah, un consiglio, sì, un consiglio è di non usare i cellulari, però se questo vi serve per quando viaggiate di andare avanti, va bene. Potete anche lavorare in due, perché no, anzi, lavorare al computer è una cosa che isola. Se riuscite a mettervi in due o tre, tanto meglio, ok? Quindi alla fine dico solo good work and good luck.